agenzie nascono fondamentalmente dall'incontro tra me e Ciccio, questo bellissimo ragazzo a fianco a me, e niente, mi sono trasferito a Roma e abbiamo iniziato a convivere in maniera ovviamente amichevole, e nulla, lui ha iniziato a suonare la chitarra, io sono entrato nella sua stanza e ho detto: ah, bello, anche tu suoni la chitarra, io no, zero, mi insegni qualcosa. Mi ha insegnato due accordi e abbiamo iniziato a fare un po' di brani. Il progetto era un po' scarno, anzi parecchio, anche perché lui sapeva suonare la chitarra, io no, e quindi io per la prima volta ho iniziato a cantare. E diciamo che le cose erano un po' arrangiate così. Però abbiamo fatto anche un live a Roma e Bruno era presente a questo live, con cui già suonavo da tempo, e gli ho detto: senti Bruno, ma che fa? Gliela mettiamo una base ritmica a questi brani, se che mi dici? E lui ha detto: no, sono troppo impegnato, non esiste. Dopo un paio di settimane ha chiamato, oppure abbiamo chiamato, non lo ricordo, e abbiamo iniziato a suonare in tre. Abbiamo riarrangiato i pezzi, qualche concerto sempre a Roma, e abbiamo chiamato a questo uomo qua, Riccio, che viene direttamente dagli anni 70. Sono inciampato nel progetto, perché in realtà l'estate precedente avevo registrato dei brani. Io in realtà suonavo poco in quel momento lì, in quel periodo là. Ho accettato di fare una prova. Abbiamo fatto una prova e abbiamo capito che c'era del potenziale. Appena abbiamo cominciato a fare sul serio, abbiamo anche subito pensato di, oltre che fare dei concerti nel corso dei mesi, anche di fare un vero e proprio tour auto-organizzato. Io vengo da esperienze di autoproduzione, autodistribuzione, e ho anche girato molto con precedenti formazioni. Quindi abbiamo subito messo su un tour di 12 date nell'Europa dell'Est. Perché l'Europa dell'Est? Perché è un mio bel posto per suonare. Perché 12 date? Perché avevamo bisogno di testarci, di capire se valeva la pena continuare, se davvero anche sulla lunga distanza potevamo esprimerci al meglio. E così nel mese di novembre siamo partiti attraversando 5 paesi, ovvero Italia, Ungheria, Croazia, Bosnia e Serbia, e suonando in quei posti, addirittura delle 5 monete, perché sono 5 monete diverse. Bombo, quando ho avuto questa magica idea di portarci in giro, aveva fatto una premessa: se riusciamo poi a parlarci l'ultimo giorno, siamo una vera band. Infatti, alla fine l'ultimo giorno, a parte qualche scazzo, vedete così, scusa. Il pubblico, ma soprattutto le location, sono state molto eterogenee, cioè siamo passati da centri sociali a pub, live club veri e propri, fino a sale prove, anche comprendendo anche l'Italia, perché alcune date sono state in Italia, per esempio a Bologna. Abbiamo fatto un live molto molto bello in una sala propria. Quindi la risposta del pubblico c'è stata ed è stata molto positiva, e questo ovviamente per noi è benzina. È benzina. È la benzina principale. Abbiamo scelto di stampare questo 7 pollici con 3 brani che ci rappresentano parecchio. Abbiamo nel side A My Time, che è un singolo molto tirato, che abbiamo scelto appunto di stampare, insieme a Brain Machine, che è un'altra ballata un po' più tirata ancora. E nel side B invece 1945, che è una ballata 1945 è il brano in qualche modo che è il più diverso rispetto agli altri, ma che poi, cioè, lo ricordano tutti come pezzo dei BMC, cioè nel senso nella diversità ci caratterizza. Che mi piace, un pezzo che piace, che piace molto a noi e che piace molto a tutti. L'anno nuovo porterà ancora la voglia di stare in sala prove a fare brani nuovi e a sistemare, diciamo, e a riprovare 100 volte quelli che abbiamo, e poi di registrare un LP, cioè comunque di mettere insieme quello che abbiamo fatto quest'anno e di stamparlo. Dai progetti futuri sicuramente c'è quello di continuare a portare in giro la nostra musica all'estero, non per una scelta, diciamo, con la puzza sotto al naso, ma perché spesso all'estero queste realtà come la nostra vengono anche comprese meglio, vengono apprezzate anche di più, quindi ti danno anche molte più soddisfazioni rispetto alle realtà italiane, che generalmente non ti danno questo tipo di soddisfazioni. Un saluto a tutti gli spettatori di Urban Week da BMC, Big Mountain Camp.